Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Tracce di vita. Nell'atmosfera di Marte c'è il metano. Le ultime analisi del rover Curiosity della NASA hanno rilevato la presenza di metano nell'atmosfera di Marte. Si tratta di una concentrazione di gas 10 volte superiore rispetto al normale, le cui sorgenti non sono state ancora individuate. La sorpresa è stata notevole, soprattutto se consideriamo che sul nostro pianeta il metano indica la presenza di materia organica decomposta in assenza di ossigeno. C'era materia organica anche sul pianeta rosso? Il metano trovato da Curiosity deriva da lì? Sono queste le domande a cui adesso gli scienziati devono rispondere dopo l'entusiasmo per una scoperta così inaspettata. 50 anni di Italia nello spazio. L'Italia è il terzo paese al mondo ad essere andato nello spazio dopo Stati Uniti e URSS. Era il 15 dicembre del 1964, quando, dalla base NASA di Wallops Island, iniziava il suo viaggio il satellite San Marco 1, il primo tricolore. Si apriva così la via italiana all'osservazione e all'esplorazione spaziale. Per festeggiare i 50 anni di attività del nostro paese, l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, ha organizzato una giornata celebrativa nella sua sede di Tor Vergata, insieme all'Aeronautica Militare, al Centro Studi Militari Aeronautici Giulio Due e all'Università La Sapienza di Roma con il supporto dell'ESA. Le tappe italiane nello spazio sono state ripercorse dal 1964 a Samantha Cristoforetti, ricordando i recenti successi dei lanciatori Vega e tenendo a mente l'esempio del padre dello spazio per il nostro paese, Luigi Broglio. Io credo che dobbiamo ispirarci a quello che è stato il grande messaggio di Broglio, il messaggio etico, quando nella sua introduzione, nel suo libro, lui dice: l'ho fatto, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il bene comune e per la nostra grande Italia. Ecco, questi sono i concetti etici che ci devono guidare nei prossimi 50 anni. Trento sbarca sulle lune di Giove con un radar spaziale. Si chiama RIME, acronimo di Radar for Icy Moon Exploration, lo strumento nato a Trento è destinato ad indagare il sottosuolo ghiacciato delle lune di Giove. Grazie alla missione dell'ESA JUICE, dedicata all'esplorazione di Giove e il cui costo supera il miliardo di euro, il radar spaziale Made in Italy avrà il delicato compito di scandagliare il sottosuolo di Europa, Ganimede e Callisto, tre delle lune del gigante del Sistema Solare. Tecnicamente è un radar sounder, in grado di misurare dall'orbita quello che accade centinaia di chilometri sotto di lui, nelle profondità lunari. Lo strumento è in grado di riprendere immagini della sottosuperficie con la speranza di rinvenire acqua. La partenza della missione JUICE, che fa parte del programma ESA Cosmic Vision, è fissata per il 2022. Clima sotto controllo grazie a uno scanner italiano. È portatile, occupa uno spazio di quasi 100 volte inferiore rispetto agli apparecchi finora utilizzati ed è più economico di almeno 10 volte. Inoltre può essere usato con diversi tipi di molecole. Sono queste le caratteristiche di SCAR, il sensore nato dalla collaborazione dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze con l'azienda americana Planetary Emissions Management. L'obiettivo è industrializzare e mettere in commercio la tecnologia brevettata CNR che consente di misurare il radiocarbonio presente nell'atmosfera con tecniche laser ad alta precisione che consentono una sensibilità mai raggiunta prima. Questo nuovo sensore, spiegano dal CNR, cambierà il nostro approccio per la gestione delle emissioni di CO2, creando un sistema globale di misura dell'anidride carbonica, essenziale per la comprensione e la gestione dei cambiamenti climatici. Altre possibili applicazioni riguardano la sicurezza e la datazione dei reperti archeologici, nei quali il radiocarbonio rappresenta l'indicatore più attendibile. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. È stato l'anno dell'atterraggio sulla cometa, della prima donna italiana nello spazio e della strada aperta verso Marte. Il 2014 si chiude avendo accumulato tanti momenti cardine per la storia dell'uomo nell'esplorazione spaziale. Tante le emozioni, i pericoli e i timori vissuti dalla comunità scientifica e da una sterminata platea di appassionati in tutto il mondo che nello spazio vedono la chiave d'accesso al futuro. L'operazione che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso è quella della discesa del piccolo lander Philae sulla superficie ghiacciata della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a più di 500 milioni di chilometri da noi. Una missione unica, visionaria, per cui la sonda Rosetta dell'ESA ha affrontato un viaggio lungo 10 anni. Il 12 novembre, il momento più atteso, è arrivato. Philae si è ancorato, seppure con qualche difficoltà, a un corpo celeste mai esplorato prima, non così da vicino, mai con un contatto diretto.
Sei emozionato al momento del landing? E dire poco. Io ero preoccupato, ero già contento quando si è distaccato. Ero abbastanza soddisfatto mentre scendeva, mi è stata lunga la cosa. Quando ha toccato, diciamo, il gruppo di persone con cui stavo, ognuno ha avuto la sua lacrimuccia. Ce l'abbiamo scambiata e ce la siamo vista, eravamo contenti come una Pasqua. 3 secondi dopo abbiamo visto che c'era qualcosa di strano, perché c'erano delle telemetrie che dicevano sì, ci stiamo, ma come ci stiamo, che sta succedendo? Poi abbiamo capito molto dopo analizzando i dati, ma l'emozione è stata molto forte, anche perché quel bambino là ci ha dato una suspense incredibile. Il successo di Rosetta è frutto di una collaborazione internazionale in cui c'è anche tanta Italia. Made in Italy sono gli strumenti Giada, Virtis e Osiris, oltre al complesso sistema di pannelli solari che ha alimentato Rosetta per compiere il suo viaggio memorabile e al trapano SD2. E poi ci sono loro, gli scienziati italiani dell'ESA, Paolo Ferri, responsabile delle operazioni, e Andrea Comazzo, direttore di volo di Rosetta e incoronato dalla rivista Nature primo in classifica nella top 10 degli scienziati che hanno fatto la differenza nell'ultimo anno. Non è il solo italiano nel mondo della scienza ad aver ricevuto investiture ufficiali prestigiose nel 2014. Quello che ci lasciamo alle spalle è stato, in un certo senso, l'anno delle donne italiane, signore della scienza, arrivate ai vertici. Il nuovo direttore generale del CERN è Fabiola Gianotti, romana, 52 anni, tra i capisaldi del suo mandato andare avanti con la ricerca, progredire nell'avanzamento tecnologico, formare i giovani e divulgare la scienza, far capire a tutti la centralità e la bellezza delle scoperte scientifiche. Ai vertici dell'UNOSA, l'Ufficio per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico delle Nazioni Unite, è arrivata invece Simonetta Di Pippo, astrofisica, anche lei romana, fa tagliare all'Italia un traguardo mai raggiunto. È la prima volta che il nostro paese guida l'organismo responsabile per i programmi dell'ONU di promozione della cooperazione internazionale nel settore spaziale. E poi c'è lei, Samantha Cristoforetti. Il 23 novembre è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale, dando inizio alla missione Futura, la seconda di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana dopo Volare di Luca Parmitano. Le sensazioni in generale qui sono belle, perché è una combinazione di aspetti divertenti e ludici. Ripeto, basta che hai un momento, un secondo libero e ti lasci semplicemente fluttuare ed è proprio bello, è una sensazione piacevole, divertente. E poi però è anche un ritmo di lavoro molto intenso, quindi è stimolante da un punto di vista professionale anche stare dietro a tutte queste cose diverse che facciamo. Un momento stai facendo scienza, un momento stai facendo manutenzione, quindi bisogna cambiare con rapidità da un tipo di attività ad un'altra, e soprattutto all'inizio, io sicuramente ancora sono all'inizio, c'è tanto da imparare e c'è molta strada da fare per diventare davvero efficienti e rapidi in questo muoversi da un'attività all'altra. Cristoforetti tornerà sulla Terra a maggio 2015. Intanto si guarda verso il pianeta rosso. Il 2014 è stato l'anno in cui è arrivato l'ok definitivo a diversi progetti statunitensi ed europei. È di settembre il semaforo verde della NASA alla fase finale di sviluppo del gigante dello spazio, lo Space Launch System. Il gioiello a cui è legato il futuro dell'esplorazione spaziale è un vettore che lancerà gli astronauti dalla Terra a Marte entro gli anni 30 di questo secolo. Intanto, in dicembre, è stato effettuato il primo volo di prova della capsula Orion. La NASA ha comunicato che il volo di prova è perfettamente riuscito. In futuro la capsula sarà lanciata grazie allo Space Launch System. Per l'Italia, invece, ottime notizie arrivano dalla ministeriale ESA, che ha decretato il disco verde per ExoMars. C'è la certezza che il programma, che prevede una missione in 2 fasi sul pianeta rosso, partirà. Risultati importanti che arrivano nel 50° anno di attività spaziale italiana. Tutto cominciò nel 1964 con il lancio del satellite San Marco 1. E ora qualche indicazione per il futuro arriva da Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Innanzitutto potenziamento dell'accesso allo spazio. Il lanciatore Vega diventerà più grande, più potente, diventerà il Vega C con un motore tale da poter servire anche il resto della famiglia degli lanciatori europei. La stazione spaziale andrà avanti almeno fino al 2020, possibilmente anche fino al 2024, per dare opportunità di volo e di sperimentazione scientifica, grazie al fatto che noi abbiamo in Europa il più grande insieme di astronauti. Abbiamo 4 astronauti operativi in questa fase, Samantha nello spazio più gli altri 3 che sono in questo momento a terra, e puntare per esempio a missioni come ExoMars, quella del 16 e del 18, per esplorare in un modo completamente nuovo, grazie alla tecnologia italiana, i misteri del pianeta rosso. L'auspicio per il futuro è continuare a studiare e a capire,
protesi sempre verso mete superiori. La ricerca tecnologica nello spazio ancor di più sarà valida per i processi di innovazione, ricerca e sicurezza per tutti i nostri cittadini. Sono passati 50 anni, non bisogna fermarsi, bisogna andare ancora avanti e porre le basi per i prossimi 50 anni, per avere tra 50 anni le stesse celebrazioni che oggi stiamo celebrando, ma soprattutto la celebrazione di questa squadra Italia fatta da istituzioni, privato, industria, tutti insieme, per cercare di raggiungere mete sempre superiori per il nostro lavoro.